Da domenica 14 febbraio, giorno di San Valentino, la Toscana avvia la vaccinazione con AstraZeneca. Dal 15 febbraio somministrazione dei vaccini Pfizer e Moderna anche per gli ultraottantenni. Ad aggiornare i toscani sull'agenda delle vaccinazioni sono stati il presidente Eugenio Giani e l'assessore alla sanità Simone Bezzini. Sarà il nostro regalo di San Valentino, il fatto cioè di guardare con speranza la seconda fase di una vaccinazione che inizia il 14 di febbraio e che consente a tutti di prenotarsi 2 giorni prima. La seconda fase naturalmente coinvolge gli over 80 come prima delle categorie. Vi sarà poi naturalmente anche l'inizio di quella fase che consideriamo, anche questa fase 2, che invece con i vaccini AstraZeneca nei luoghi che sono 13 importanti hub. Per intendersi siamo a Firenze, il Mandela Forum, 3.000 vaccinazioni il giorno possibili, ma vi sono 13 luoghi che abbiamo identificato della Toscana di questo genere e accanto a questi 13 luoghi realtà intermedie come dimensioni e poi realtà piccole per andare in modo capillare in tutta la Toscana. Con 317.000 somministrazioni, tanti sono gli over 80 in Toscana che saranno contattati dai medici di famiglia, si conclude la prima fase della vaccinazione iniziata su personale ed ospiti dell'RSA e sugli operatori sanitari e si apre la seconda fase dedicata agli under 55. Potranno vaccinarsi, diciamo, gli insegnanti, i docenti universitari, gli aderenti alle forze dell'ordine e alle forze armate, gli operatori dei servizi essenziali, dei cosiddetti luoghi di comunità, insomma di quelle categorie, diciamo, a cui che erano collocate tra la fase 2 e la fase 3, under 55, quindi al quale viene attribuita, diciamo, una priorità rispetto ad altre categorie di popolazione. Ci sarà un portale aperto a queste categorie, ci sarà nel portale troveranno un'agenda, le agende ovviamente saranno anche qui aperte, attenzione, sulla base delle disponibilità delle forniture. La prenotazione sul portale regionale consente di indicare data, ora e luogo scegliendo tra 49 punti vaccinali.